Buongiorno a tutti, anzitutto mi devo scusare per non essere presente a questo convegno, sono tanti mesi che Cristina Zigliani me ne ha parlato, è una bella occasione anche per inserire il cinema all'interno di un discorso economico e di marketing che riguarda molto da vicino questo tipo di arte, purtroppo un impegno improvviso legato a questo nuovo incarico di assessore alla cultura che ho deciso qualche mese fa di assumere, non mi permette di essere lì con voi. E d'accordo con Cristina abbiamo detto proviamo a fare un video. È un video per me che dovrei essere, come dire, abituato a questo medium, è però in un caso come questo strano, nel senso che i convegni sono un momento in cui, come al cinema, il pubblico ha una parte importantissima. Guardarvi in faccia, vedere le vostre reazioni, vedere chi ti guarda, chi invece digita sul telefonino, chi se ne va, serve in sostanza così a dare ritmo a quello che dici, a capire anche meglio quello che stai dicendo e a valutare quello che chiamiamo il polso del convegno. Ora, questo non mi riuscirà e quindi in questo breve video, che cercherò di tenere anche un po' più corto di quello che sarebbe stato il mio intervento lì con voi, cercherò così a grandi linee di spiegare perché è molto interessante parlare del tema della fidelizzazione al cinema. Il cinema è un'arte molto particolare, un'arte che ha segnato in maniera decisiva e indelebile un secolo. Un mio collega molto bravo, Francesco Casetti, ha scritto anni fa un libro che si chiama L'occhio del Novecento, che in qualche modo spiega come il cinema abbia al suo interno mediato e negoziato tutte le grandi istanze della modernità novecentesca e come però per certi versi possa essere anche definitivamente racchiuso in quel secolo. Non si può capire il Novecento senza il cinema, non si può capire la cultura sociale, politica, economica del Novecento senza il cinema, ma oggi nel XXI secolo viviamo dentro un paradigma diverso, non è più il cinema che ci spiega come funziona il mondo in cui viviamo, ma è evidentemente la rete, è un altro medium più pervasivo, altrettanto importante, più capace di fare massa intorno a sé. Ecco, il tema della massa è fondamentale, perché il cinema nel Novecento è stato il grande spettacolo di massa. C'è una coincidenza che io trovo sempre un po' ironica, data all'anno 1895. In quell'anno c'è un libro di grande successo, scritto da Gustave Le Bon, un francese, che si chiama Psicologia delle folle, in cui Le Bon cerca di capire questo strano nuovo fenomeno del pubblico di massa che secondo lui comincia a gravitare attorno ai teatri. Ecco, in realtà in quell'anno nasce il cinema, nel dicembre 1895 i fratelli Lumière presentano il cinematografo, la loro invenzione. In qualche modo il libro di Le Bon è già vecchio, perché la psicologia delle folle comincia ad essere studiata e ad applicarsi a questo nuovo mezzo d'espressione. Un mezzo molto diretto, un mezzo molto facile, Zavattini diceva il cinema offre sempre la mediazione più corta, un mezzo d'espressione estremamente democratico che sa parlare trasversalmente alle diverse fasce sociali e che quindi raggruppa attorno a sé grandi masse di spettatori e diventa una forma d'arte non ancora riconosciuta come tale che ha molto a che fare subito con l'industria e con l'economia. Erwin Panofsky, uno storico dell'arte che tutti conoscerete, diceva «Il cinema è la prima forma d'arte che procede da una scoperta della tecnica». Nel 1900, quando all'Esposizione Universale di Parigi il cinema deve essere collocato da qualche parte, lo si colloca nel padiglione delle scoperte scientifiche. Quindi è qualcosa che ancora non attiene al mondo dell'arte, non atterrà al mondo dell'arte per molti anni, ma non attiene nemmeno ai temi della narrazione, dello storytelling, è qualcosa che attiene alla tecnica, alle scoperte della scienza. Ed è un aspetto molto interessante. Pensate che nei suoi primi 10 anni di vita, negli Stati Uniti, che saranno il paese che più di tutti investirà sul cinema come industria e capirà che dietro il cinema è possibile costruire un potere economico che non si riuscirà a costruire così forte in altri paesi, ebbene, negli Stati Uniti nel 1913 si staccavano una media di 7 milioni di biglietti al giorno nelle sale cinematografiche sul totale degli stati, che facevano del cinema una delle forze economiche più importanti del paese in quel momento.
Il pubblico diventa quindi il vero obiettivo di chi fa cinema. Noi non possiamo oggi pensare questa forma d'arte senza pensarla calata nel suo contesto industriale, che per molto tempo e presso molti studiosi è stato anche una sorta di problema interpretativo. Il cinema faceva fatica a penetrare certi ambienti intellettuali proprio perché era troppo compromesso con le macchine e troppo compromesso con l'economia. Due temi che facevano fatica ad essere assimilati da persone che avevano ancora una concezione estremamente idealistica dell'arte e quindi non si trovavano a proprio agio con temi che avevano a che fare invece con il denaro e con l'innovazione tecnologica. Ma proprio queste persone che invece avevano a cuore, per ragioni economiche, diciamolo chiaramente, il destino del cinema, erano interessate a far sì che gli spettatori si fidelizzassero sempre di più intorno a questa forma di narrazione. Perché la pratica di fidelizzazione del pubblico cinematografico, prima di tutto, è stata condotta attraverso una profonda attenzione alle pratiche narrative. Il cinema americano aveva due modi di fidelizzare il pubblico. Uno era quello dei generi cinematografici e uno era quello dello star system, cioè del sistema di attori e di divi che gravitava intorno ai film. I generi cinematografici erano in sostanza dei contenitori che già in partenza presupponevano un pubblico. Erano dei contenitori narrativamente tarati su quelle che erano le aspettative medie di un pubblico molto largo che doveva di volta in volta riconoscersi nel western, riconoscersi nel melodramma, nella commedia, nel noir, nel genere fantastico, nel film di guerra. Naturalmente ad Hollywood si stava molto attenti ai generi, non in questo caso generi cinematografiche, ma proprio il gender, uomini e donne, che cosa guardano gli uomini, che cosa guardano le donne, che cosa guardano i bambini e quali sono i film che possono in qualche modo anche incrociare pubblici diversi. Per esempio, quando nel 1942 esce Casablanca, celeberrimo film di Michael Curtis, in molti parlano dell'esperimento transgender, chiamiamolo proprio così, di questo strano film che è un po' film di spionaggio, è un po' film di guerra, ma è anche un grande melodramma che racconta la storia d'amore impossibile tra Humphrey Bogart e Ingrid Bergman. Quindi chi è interessato al melodramma, chi è interessato allo spionaggio, chi è interessato al film di guerra, converge su un film che è pieno di stereotipi, che è pieno di cliché, ma che proprio grazie a questi cliché porta al cinema un pubblico che voleva sapere in anticipo che cosa andava a vedere e che sapeva che se andava a vedere un western trovava certe cose e che sapeva che se in quel film c'era John Wayne succedevano certe cose, sapeva che John Wayne era l'eroe senza macchia, poco interessato ad esempio al sesso e sapeva invece che Humphrey Bogart era un eroe tutto sommato positivo ma che portava nel suo passato delle ferite, dei dolori e delle macchie che in qualche modo ne istituivano la grandezza. Si voleva sapere prima quello che si andava a vedere, quindi si voleva comprare già in partenza un film che doveva di per sé essere standardizzato, stereotipato e pieno di cliché. In un memorabile saggio che Umberto Eco scrisse proprio su Casablanca e che intitolò La rimpatriata degli archetipi, perché c'erano una serie di archetipi, secondo Umberto Eco, che erano, come dire, sotto traccia in tutto il film Casablanca, Eco spiega chiaramente come questa montagna di cliché che a noi oggi può sembrare ingenua, che può perfino far sorridere, che può perfino far pensare che Casablanca sia un gran guazzabuglio, era invece il segreto della fidelizzazione di un pubblico che andava a caccia di quel cliché. Era un pubblico che vedeva nel cinema come un grande gioco, un grande spazio per l'esercitazione dell'immaginario e anche per l'esercitazione di situazioni nelle quali quel pubblico forse non si sarebbe mai trovato nella sua vita, ma avrebbe sognato e desiderato trovarsi. Dietro questo cliché c'era la necessità di andare al cinema, c'era la volontà di scoprire qualcosa che in realtà si sapeva già prima ed è una tecnica, credo, di fidelizzazione molto fine. Io ti do qualcosa che tu in fondo già conosci, che è già presupposto in quell'attore, che è già presupposto in quella forma narrativa, che è già presupposto in quel genere cinematografico e che però proprio per questo tu andrai a cercare. Lo star system, cioè il sistema dei divi della Hollywood classica, noi potremmo rileggerlo oggi come un sistema raffinato di testimonial, come di testimonial di campagne pubblicitarie.
Ogni major, ogni casa di produzione aveva la sua batteria di attori. E dietro questa batteria di attori stavano dei mondi. Stavano dei mondi che si identificavano nel corpo, nel volto e nel modo di comportarsi di quegli attori. Se tu avevi Cary Grant, se tu avevi Jimmy Stewart, se tu avevi Katharine Hepburn o se avevi Barbara Stanwyck, significava avere con loro un mondo. Se avevi John Wayne, era un altro mondo. E queste persone entravano nei film portandosi dentro tutta una forma narrativa che serviva a far capire allo spettatore che cosa sarebbe successo in quel film. Cary Grant non poteva, per esempio, essere un assassino. Quando Alfred Hitchcock prende Cary Grant per un film importantissimo, il suo secondo film hollywoodiano, che si chiama Il Sospetto, e vorrebbe fare di Cary Grant la persona che uccide in quel film la moglie, gli viene proibito. Non è possibile rompere il patto con il pubblico. Il pubblico sa che Cary Grant non è un assassino. Non è possibile in quel film venire meno a quello che è un sapere precostituito che serve a fidelizzare lo spettatore. Oppure lo spettatore non si fiderà più di Cary Grant e potrebbe non andare più a vedere quel film. È una storia lunga questa, che ha forme diverse. Quando Aldo Fabrizi nel 1945 accetta di fare l'attore protagonista in Roma città aperta di Roberto Rossellini, ha dei timori, perché Aldo Fabrizi è un attore comico che viene dal varietà, che ha fatto dei film in cui è un personaggio garbato e divertente. E l'idea di fare adesso la parte drammatica di un prete che verrà fucilato dai nazisti è qualcosa che lo preoccupa, perché ha paura di incrinare il rapporto di fiducia con il suo pubblico. Gli attori sono testimonial, portatori di narrazione, portatori di mondo, e le case di distribuzione e di produzione cinematografica lo sanno. E quando investono sugli autori, investono su un pubblico che si fida. Pensate a quello che accade oggi, che non c'è più il controllo dello star system, che non ci sono più produttori che hanno potere di vita o di morte sugli attori. Prendiamo un caso, Robert De Niro. Robert De Niro è un attore che emerge negli anni della nuova Hollywood, cioè emerge quando il sistema del cinema classico è esploso, quando non c'è più la filiera verticale che dalla produzione all'arrivo in sala del film controlla ogni singolo passo di quel prodotto e quindi si prende cura della fidelizzazione di quel pubblico che dalla produzione alla distribuzione deve essere coccolato, seguito e in qualche modo anche chiuso all'interno di un orizzonte narrativo di riferimento. Ecco, quando quel sistema è esploso, non c'è più, e la nuova Hollywood lascia liberi gli attori di affermare la propria personalità attoriale, di scegliersi i ruoli, di dire dove vogliono andare, succede quello che è successo a un attore come De Niro, un attore mito, un attore che ha fatto film strepitosi negli anni 70 e negli anni 80, che oggi sta buttando via la sua carriera. È un attore di cui non ci possiamo più fidare. Non posso più essere certo, andando a vedere un film di De Niro, che ritroverò quel De Niro, che ritroverò quella qualità di personaggi, che ritroverò quel bagaglio morale o amorale che De Niro si è portato dietro nei suoi film migliori. Perché non c'è più quella forma di controllo che aveva come obiettivo la fidelizzazione di quel pubblico. Ma come si fa a fidelizzare un pubblico? Non soltanto con i generi e con gli attori al cinema. Il titolo che ho scelto per questo intervento, Why We Go to the Movies, è il titolo di un saggio del 1915. Lo scrive uno psicologo ed è interessante che questa domanda venga posta in quegli anni da uno psicologo. Oggi le stesse domande, perché andiamo al cinema, perché consumiamo storie, perché ci interessano quelle storie, sono poste da studiosi che vengono in gran parte dall'ambito della psicologia evoluzionista. In ambito letterario, penso ai lavori di Blakey Vermeule, che ha scritto un libro che vi raccomando, si chiama Why Do We Care About Literary Characters? Perché ce ne frega qualcosa dei personaggi letterari. Penso al nostro compatriota Michele Cometa, che ha scritto con Cortina un bellissimo libro sul perché abbiamo bisogno delle storie. Penso a Jonathan Gottschall, che ha scritto un libro che si chiama The Storytelling Animal, in italiano L'istinto del narrare, che ci spiega come mai questa forma di e questa necessità narrativa
fa parte della nostra vita. Ecco, il fatto che oggi sia la psicologia evoluzionista a interrogarsi anche sulle forme di vicinanza del pubblico alla narrazione rende perfettamente comprensibile come mai nella prima parte del Novecento fossero gli psicologi, addirittura i fisiologi, ad interrogarsi sul grande successo del cinema. Why we go to the movies? Si chiede Ugo Münsterberg, uno psicologo che insegnava ad Harvard, che veniva dalla Germania, era stato chiamato ad Harvard da William James, e che nei primi 20 anni del cinema non era mai entrato in una sala. Non era mai entrato in una sala perché, come tanti suoi colleghi, pensava che quello fosse un divertimento da illetterati, fosse una forma di intrattenimento bassa. Poi una sera, nel 1915, Münsterberg va al cinema, esce e scrive questo articolo. Dice: ho capito perché la gente va al cinema, ho capito perché questa strana forma d'espressione contatta questa massa di spettatori. E dà una spiegazione che io trovo di un fascino enorme, che ha orientato gli studi che insieme a Vittorio Gallese ho condotto negli ultimi 6-7 anni sul rapporto tra neuroscienze e cinema. Münsterberg dice: andiamo al cinema perché il cinema parla la stessa lingua della mente umana. In fondo il nostro modo di pensare, il nostro modo di immaginare, il nostro modo di proiettarci nel futuro, di mettere in fila gli eventi, di segmentare le nostre giornate, è una forma di montaggio, una forma diciamo di messa in fila di inquadrature, di scene, di campi medi, di campi lunghi, di primi piani, che è già di per sé cinematografica. Il cinema esteriorizza quello che è il nostro modo di pensare, quello che è il nostro modo di immaginare, quello che è il nostro modo di vedere. E quindi parla lo stesso linguaggio della mente umana ed è qualcosa di irresistibilmente forte per noi. E c'è uno stile cinematografico che ci fidelizza. Noi guardiamo più volentieri film che sono montati in un certo modo, che contengono certi movimenti di macchina, che hanno una durata media di inquadratura di un certo tipo. Ci sono studi di stilistica cinematografica molto raffinati che lavorano proprio sulla durata media del piano, sul tipo di movimento di macchina, sul montaggio. Studi di psicologia della visione che ci spiegano dov'è che va messo un cut, un taglio di montaggio, perché lo spettatore non lo colga e perché si mantenga quell'idea di continuità e trasparenza che in qualche modo ci avvolge quando guardiamo un film. Anche questo è fidelizzazione e non è un caso che quel tipo di stile cinematografico classico, secondo alcuni passivizzante, secondo alcuni desideroso solo di porre lo spettatore in uno stato di inerzia, di passività ed invece straordinariamente produttivo, non è un caso che si è affermato a Hollywood, cioè si sia affermato in quella cinematografia che più di tutte ha messo in campo le strategie di fidelizzazione del pubblico. Generi, divi, stile. Uno stile che non a caso uno studioso di cinema come Noel Carroll ha definito, ha parlato per il cinema hollywoodiano classico di economia cognitiva, cioè in qualche modo uno stile semplice che economizzasse molto sugli sforzi dello spettatore e che facesse sì che quella trasparenza, quella continuità, quella vicinanza storia-spettatore, schermo-audience fosse il più forte possibile, il più vicini possibili. Perché anche in questo modo si portava il pubblico al cinema. Il terzo pilastro è quello, uno stile cinematografico capace di rispondere a quel tipo di visione che i generi e gli attori portavano dentro i film. Avrei dovuto a questo punto mostrarvi qualche sequenza, qualche brano di film in cui questi elementi diventano così chiari e vengono enfatizzati in maniera così netta da rendere ancora più castica questa idea e da far capire ancora di più perché esiste un sistema di fidelizzazione che è legato alle case di produzione. C'è un sistema di fidelizzazione Metro-Goldwyn-Mayer, Warner Brothers, Disney, oggi lo vediamo nella Pixar per esempio, è uscito un libro da poco di un collega che si chiama Christian Uva, è un libro intitolato Il sistema Pixar, che spiega proprio come la Pixar è andata a costruire il suo pubblico, un pubblico misto di adulti, di bambini, di adulti che si divertono a portare i bambini al cinema e di film che sanno parlare anche agli adulti, un sistema ad altissima innovazione tecnologica che merita di essere studiato. Ecco, sarebbe bello ora mostrarvi sequenze di questi film, ma sono certo che le avrete in mente e sono certo che forse avrete anche voglia di andarli a rivedere ripensando alle cose che ho detto. Fatemi dire un'ultima cosa, perché oggi questa fidelizzazione cinematografica che è stata fortissima per buona parte del Novecento, diciamo
perlomeno fino alla fine degli anni 60, si è gravemente incrinata. Oggi al cinema ci vanno poche persone, i dati di affluenza nelle sale sono drammatici rispetto a quelli della prima metà di parte della seconda metà del Novecento, le monosale sono in una crisi che le porta in larga parte a chiudere e quindi è evidente che fidelizzare il pubblico cinematografico del XXI secolo è difficile. Ma dove va questo pubblico? Cos'è che guardano i miei studenti? Io ho degli studenti che per esempio al triennio, quest'anno alcuni sono del 98, quindi praticamente non sono più vissuti dentro il Novecento, dentro quel secolo che Francesco Casetti, come vi dicevo, identificava come il secolo del cinema. Sono migrati altrove, in larga parte sulle serie televisive. La serialità televisiva che io seguo, naturalmente apprezzo perché è cinema ad altissimo livello, è una forma di droga, è una forma di addiction vera e propria. Io faccio sempre questo esempio: quando è nato il mio primo figlio e dormiva poco la sera, è cambiata una delle mie abitudini più spiccate, quella di vedere un film ogni sera. Lui si addormentava verso 10:30, 11, cominciare un film a quell'ora era complicato e così ho cominciato a vedere serie TV perché avevano episodi che duravano 45 minuti e quindi mi era semplice, come dire, andare a letto presto, solo che poi succedeva il dramma. Io cominciavo e partiva un binge watching, come si chiama in gergo, strepitoso, che mi portava a vedere 5-6 episodi e rimanevo sveglio 3-4 ore, 3-4 ore che non avrei speso a vedere per esempio Via col vento o un altro grande colossal di David Griffith di quella durata, no. Li spendevo a guardare le serie TV perché erano episodi costruiti per non farti mai staccare da quel tipo di storytelling. Non avevano uno stile particolarmente elaborato, non avevano figure di visti che in qualche modo ti tenevano incollato come avrebbe fatto la vecchia Hollywood. Spesso anche gli schemi di genere non erano per forza di cose così solidi, però erano costruite in un modo che ti imponeva di porti costantemente la domanda di che cosa succedeva. È cominciata una nuova fidelizzazione che in qualche modo poggia sulla dipendenza del pubblico, su una dipendenza narrativa molto forte, poggia su un sistema di comunicazione cambiato, le grandi piattaforme che naturalmente veicolano questi contenuti, un discorso immaginario di comunità costellata dalla quale non puoi essere escluso, quindi devi sapere cosa succederà in quella serie televisiva. Io ricordo una memorabile notizia in una prima pagina di un quotidiano nazionale che si chiedeva quale sarebbe stato il destino di Jon Snow, uno dei personaggi della serie del Trono di Spade. E allora mi veniva in mente il libro di Blake Evermore, Why Do We Care About Literary Characters? Che cosa ce ne frega di che cosa sarà di Jon Snow? Era in prima pagina in un giornale. Significa che c'è un pubblico che si è di nuovo agglomerato intorno a un universo narrativo perché non è cambiato il nostro bisogno di storie. È cambiato il nostro, come dire, uso di media e quindi oggi, in questo momento, il medium che va molto forte è quello della serialità televisiva che passa attraverso piattaforme di fruizione diversa. È un modo di contattare pubblici lontani in maniera anche molto intelligente. Pensate l'attesa che separa una stagione dall'altra, per cui ci sono proprio forme anche di panico da fine della serie e attesa lunghissima per la stagione successiva, gente che cerca di scaricarla, gente che cerca di anticipare, il terrore dello spoiler. Ecco, sono tutte forme di fidelizzazione di un pubblico. E allora qual è la morale che possiamo trarre se noi decidessimo di fare del cinema prima ed oggi la serialità televisiva uno strumento di interpretazione delle pratiche di fidelizzazione? Che noi abbiamo bisogno di storie, che noi abbiamo bisogno di narrazione, che noi abbiamo bisogno di calarci costantemente dentro universi narrativi che non sono parte del nostro dopolavoro, delle nostre serate, di qualcosa che sta a fianco della nostra vita, sono la nostra vita stessa. È attraverso quegli universi che noi comprendiamo chi siamo, quello che vogliamo, molto spesso quello che vogliamo ce lo mette in testa qualcun altro, e però abbiamo una prospettiva della nostra esistenza nel nostro mondo. Grazie.